È da partite come questa che la Luis Roma saprà se in questa stagione potrà competere con le grandi del campionato. È da partite come queste che Teramo saprà se potrà competere nella fascia alta della classifica. Benvenuti amici ed appassionati di Fanner, siamo al Pala Luis per la quarta giornata. Questa è la Serie B, Girone C della Lega Nazionale Pallacanestro. Si affrontano, come detto, Luis Roma e Basket Teramo. I padroni di casa si schierano con un completo interamente bianco, mentre gli ospiti con un completo interamente rosso. Si riparte dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa di uno dei dirigenti dei padroni di casa. Come detto, Luis che si schiera con completo interamente bianco, Teramo con completo interamente rosso. E dunque parti con la prima palla gestita da Scuderi, sotto canestro per Ramenghi. Palla leggermente lunga, che dunque non viene controllata dal numero 10. Salamina. E lui a impostare la regia in questo avvio per Teramo. Poi palla nel pitturato, si gira con il semigancio. Tessitore trova i primi due punti della partita. Faragalli lascia a Scuderi che si alza da tre per la bomba, palla sul primo ferro, poi a rimbalzo va Beretta che però non controlla, allora riparte velocissimo Salamina, aspetta l'uscita dal blocco di La Gioia che poi va sotto canestro per Tomasello, scarico per il numero 35 Tessitore che si gira con la mano mancina, palla che tocca il ferro, poi il tabellone, la rimbalza è bravo Faragalli che poi riparte dietro la schiena, Faragalli prova a accelerare, apre sulla destra, poi riceve nuovamente da De Dominicis, palla persa qui e la riconquista il numero 3 che vola in campo aperto e firma il 4-0 per gli ospiti. Era Papa nella circostanza, Faragalli, Beretta aspetta ovviamente l'uscita del suo play che riceve, vediamo se andrà in pick and pop, poi prova direttamente il tiro Faragalli che però si spegne senza toccare nemmeno il ferro, un momento di confusione in questo avvio per i padroni di casa, partiti fortissimi gli ospiti, già 4-0 dopo i primi due possessi. Papa la passa a Salamina, Salamina supera la metà campo, poi aspetta Papa, palla sotto canestro, bravissimo ancora Faragalli qui a riconquistarla, poi la palla che non entra nel canestro, era stato Scuderi, scusate, non Faragalli a portare la palla dall'altra parte a tentare il sottomano che però è stato fermato da un fallo, il numero 9, dunque due tiri liberi e la prima possibilità per i capitolini di segnare i primi punti del match. Dentro il primo. Dentro anche il secondo. Dunque 2-4. Salamina accoppiato con Faragalli. Scambia con Papa, vedremo se si muoverà il centro, Papa prova da solo, sfrutta il fisico,
si guadagna fallo commesso da Ramenghi e dunque ci saranno due tiri liberi anche per il numero 3 degli abruzzesi. Ricordiamo Teramo vincitrice nell'ultima partita per 70-60 in casa contro Patti, mentre Luis Roma vincente sul campo di Barcellona per 72-65. Luis che è a punteggio pieno dopo queste prime tre partite. Dentro il secondo, dopo aver sbagliato il primo, il numero 3. Dunque sono tre i punti adesso di distacco tra le due squadre. Faragalli sotto le gambe, poi prova ad aprire sulla sinistra, ci riesce. Semigancio qui di Beretta che realizza. Ottima l'azione dei padroni di casa. Salamina prova Faragalli a sporcargli il pallone, ma Salamina se la riprende, guadagna vantaggio, prova l'arresto tiro che però è lunga. Allora Faragalli prova subito la transizione dall'altra parte. Faragalli palleggia, aspetta. Scuderi dietro la schiena, entra nel pitturato, scarica per il piazzato di Beretta, dentro fuori la palla, poi a rimbalzo è bravissimo Lucarelli che saggiamente aspetta di ripartire dal proprio play Salamina. Ritmi altissimi in questo avvio di gara, la gioia. Aspetta l'uscita dai blocchi di Salamina, ma c'è un fallo in attacco chiamato a Teramo e dunque palla riconquistata da Faragalli e compagni. È proprio il numero 4, capitano della Luis Roma, a gestire adesso la palla. Poi prova da solo il numero 10 Ramenghi, che trova il canestro sfruttando il suo fisico. Eccolo il primo vantaggio dei padroni di casa, 6-5, con 7 minuti da giocare. Qui il pick and roll giocato deliziosamente tra Papa e Angelini e Tomasello, scusate, ritorna avanti Teramo. Beretta, palla sotto per Ramenghi, Ramenghi si avvicina al canestro e trova un'altra realizzazione che vale l'8-7 per i padroni di casa. Salamina, Papa, aspetta l'uscita dai blocchi, si va a prendere il pallone, la gioia, poi Salamina ha un mismatch contro Beretta, poi scarica, c'è spazio da tre per la bomba di Papa. È la prima tripla del match, è Teramo a realizzarla. De Dominicis si fa rubare palla da Salamina, Salamina in campo aperto, prova da solo, ottima la difesa di Faragalli, poi però c'è fallo fischiato a rimbalzo. Era stata ottima la difesa del capitano dei padroni di casa, aveva resistito su Salamina, poi De Dominicis fallo a rimbalzo e dunque si riparte con una rimessa per Teramo. Spalla a canestro Tessitore, Tessitore gliela tocca a Scuderi senza però togliergliela, poi Papa prova la finta con il sinistro, subisce forse un fallo, l'arbitro non lo sanziona, poi a rimbalzo arriva Beretta, riparte Faragalli che serve sotto canestro Ramenghi e subisce fallo il numero 10 dei padroni di casa. Sono tre i falli di squadra per gli ospiti che dunque dopo il prossimo fallo andranno in bonus, mentre sono solo due quelli spesi dai padroni di casa quando stiamo per toccare la metà del primo quarto. Faragalli, De Dominicis, Scuderi esce dai blocchi, prova la realizzazione e trova il fondo della retina, 10 pari, partita davvero entusiasmante in questi primi minuti di gioco. Qui
Faragali mette troppa pressione su Salamina, si accusa del fallo. Dunque anche i padroni di casa toccano i tre falli di squadra. La Gioia si incarica della rimessa laterale, aspetta che esca dai blocchi Salamina. Salamina si alza da tre, prova la bomba che vale il 13-10 per la squadra avversaria. Scuderi prova a passare sulla linea di fondo, si difende con il ferro. Delizioso anche il canestro delle numero 9. Poi Papa dall'altra parte è sbilanciata a Luis Roma. Papa però non vuole accelerare, aspetta Salamina che gioca poi con il numero 3 all'interno del pitturato, dentro fuori la palla, ferro e tabellone. Poi a rimbalzo c'è De Dominicis che riparte da Faragalli. Faragalli gira per Scuderi, Scuderi si alza da 3 per la bomba che è lunga, e allora rimbalzo, è bravo la Gioia a farla sua. Salamina, Tessitore, palla dentro per Tommasello che però non controlla, allora è subito dall'altra parte Faragalli che accelera, subisce fallo. Vedremo se su azione di canestro sembrava che il numero 4 stesse distribuendo palla a Ramenghi. Era azione a canestro, dunque saranno due tiri liberi quando Teramo tocca i quattro falli di squadra e dunque raggiunge il bonus. Dal prossimo fallo la Luis andrà sempre in lunetta. Intanto primo cambio per i padroni di casa, fuori Ramenghi e dentro il numero 5 Pozzetti. Zero su due, non da Faragalli questo giro dalla linea della carità. Poi a rimbalzo fallo di De Dominicis, fallo che costa caro ai padroni di casa perché è il quarto di squadra. Qui prova Salamina, finta sull'avversario e realizza con un bel sottomano. Pozzetti non può giocare da lì, allora aspetta Faragalli che si libera senza un fallo, rimane a terra Salamina, poi a rimbalzo è bravissimo il numero 18 Tommasello. Gli arbitri interrompono il gioco per il colpo ricevuto da Salamina. 12-15 quando mancano 3 minuti e 41 alla fine del primo quarto. Entrambe le squadre sono in bonus. Al prossimo fallo si andrà in lunetta. Intanto niente di preoccupante per il numero 9 degli abruzzesi. Lucarelli va da Salamina che sembra essersi ripreso del tutto dal forte colpo subito al volto. Papa prova a scaricarla di nuovo per Salamina, poi è circondato dalle maglie bianche, è palla a due. Vedremo il possesso, quale squadra primiera la freccia, dice Teramo che dunque ha ancora il possesso del gioco. Ovviamente alla prossima palla a due la regola del possesso alternato premierà i padroni di casa.
Lucarelli aspetta l'uscita dai blocchi di Tessitore. Tessitore scarica ancora per Lucarelli, che si alza da tre, tiro che si spegne sul primo ferro, poi a rimbalzo c'è fallo di Bonaccorso appena entrato per la Luis, e dunque andrà dalla Lunetta Teramo. Tanto cambio proprio per gli abruzzesi, fuori il numero 18 Tomasello, dentro il numero 7 Gaeta. Papa dalla linea del tiro libero, vediamo se metterà più di un possesso tra le due squadre. Per ora no, perché sbaglia il primo tiro libero. Segna il secondo, allora eccoli qua, i 4 punti di distacco, massimo vantaggio, come era stato all'avvio di gara per Teramo, quando era fuggita sul 4-0. Scuderi sotto per Beretta, spalla a canestro, si gira, poi scarica sulla linea di fondo per Pozzetti. C'è però fallo della difesa della squadra di Bianchi e intanto arriva un altro cambio per Teramo. Esce il numero 9 Salamina, entra il numero 16 Ancelini. Cambio anche per i lunghi adesso per Teramo, si siede sul blocco dei cambi Tomasello, pronto a rientrare, intanto mette il primo Pozzetti. Sbaglia il secondo, Papa aspetta proprio Ancelini, appena entrato per prendersi la regia della squadra al posto di Salamina. Eccolo, riceve Ancelini, poi scarica per la bomba, mano in faccia di Tessitore, c'è fallo sulla conclusione da tre, dunque numero 35 andrà per tre volte dalla linea della Carità. Eccolo il cambio tra i lunghi, esce Papa e rientra Tomasello. Tanti falli in questo primo quarto, fallose le due squadre. Cambio anche per la Luis, entra il numero 19 Tifonzo a sostituire il numero 9 Scuderi. Corto il primo tiro libero. Fuori anche il secondo, per il momento è 0 su 2 il numero 35. Dentro il terzo, dunque 1 su 3. Riparte la squadra di Paccarie. Pozzetti si prende il tiro dalla media, lungo, poi a rimbalzo. Molto bravo, buon accorso a realizzare dall'altra parte, doppio passo, prova in avvicinamento, sfondamento da parte di Ancelini, dunque palla persa per la squadra ospite. Intanto c'è time out chiamato proprio da coach Bianchi, che ha visto realizzare la Luz poi perdere palla dai suoi e dunque vuole prendersi il minuto per parlarne su con i suoi. 2 minuti e 20 sul cronometro della prima frazione delle 4 di gioco. 17-15 per gli ospiti al momento, partita in equilibrio.
Si riparte dopo il minuto di sospensione con Pozzetti pronto a rimettere Di Fonso non gioca il pick and pop con il suo numero 5, poi perde palla, la riconquista però bravissimo qui Ramenghi, che però poi sbaglia il tocco per buon accorso per Beretta, Tessitore, Gaeta, Tessitore, c'è il blocco di Tommasello che poi riceve ancora Tessitore, il tocco dentro, pick and roll giocato ma sbagliato, poi vola in campo aperto Faragalli, si ferma, scambio per la tripla aperta sbagliata però poi a rimbalzo è bravissimo Beretta ed è 17 pari. Tommasello non può gestire lui, allora deve andare obbligatoriamente da Tessitore. Tessitore prova a passare sul blocco, poi prova la tripla però è stoppata, poi a rimbalzo è bravissimo Tommasello che subisce, anzi commette fallo, sembrava aver subito fallo in un primo momento e quindi ci sarà un altro giro in lunetta, questa volta per Pozzetti. Gioco molto spezzettato negli ultimi possessi, sappiamo che le squadre sono entrambe in bonus, dunque ad ogni contatto intanto c'è anche il fallo tecnico chiamato a Bianchi, l'allenatore di Teramo. E dunque ci saranno due tiri liberi per Pozzetti e poi ci sarà anche il supplemento per il fallo tecnico fischiato alla panchina degli abruzzesi. 1-2 per il numero 5 e poi vedremo chi realizzerà i tiri del fallo tecnico. È sempre il numero 5 che si incarica della realizzazione della linea della carità. È dentro il libero aggiuntivo. Dunque, vantaggio 19-17 per i padroni di casa, che poi ovviamente avranno anche il possesso. Di Fonso chiama Pozzetti, poi di nuovo lo scambio con il numero 19. Pick and pop giocato per il numero 5 che trova il 21-17. Salamina scarica per Gaeta. Gaeta subisce fallo da Pozzetti, che si era fatto scappare il numero 7. Dunque altro giro. Dalla linea del tiro libero, intanto cambia, esce proprio il numero 5 per dar spazio a Ramenghi. Fuori il primo. Sbaglia anche il secondo Gaeta, ma è bravissimo a rimbalzo Lucarelli, che aspetta la palla, torna a Salamina appena entrato in campo a riprendersi la regia di Teramo. Salamina scarica no look per Lucarelli. Lucarelli uno contro uno, poi viene raddoppiato, tira quando il tempo è già scaduto, dunque non c'è possesso. Palla persa per gli uomini di Bianchi e dunque
altra possibilità per la Luis quando mancano 30 secondi alla fine del primo quarto. Dunque possibile ultimo possesso per i padroni di casa. Chiama lo schema di Fonzo che viene raddoppiato, gli ruba la palla a Teramo, palla a due, e il possesso alternato questa volta premia i padroni di casa, che dunque avranno l'ultimo possesso a disposizione di questo primo quarto. Già due possessi alternati nei primi 10 minuti di gioco. Pronto ad entrare Sorrentino, cambio con Bonaccorso. Faragalli per Beretta, poi riceve di nuovo Faragalli, blocco di Ramenghi, poi Beretta, spalla a canestro, si gira, prova il tiro in girata, semigancio, non arriva, la realizzazione, Salamina deve accelerare, passa sul blocco, prova il tiro, subisce il contatto, l'arbitro però non lo sanziona e dunque finisce qui il primo quarto di gioco. Si riprende con il secondo quarto, dopo i primi 10 di gioco, il punteggio è sul 21-17. Tanti sorpassi e controsorpassi fino a questo momento, partita equilibrata, giocata per i primi 5 minuti a ritmo altissimo, poi gli ultimi 5 del primo quarto sono stati spezzettati dai continui giri in lunetta. Dunque si riparte con il possesso per la Basket Teramo. Papa e poi Angelini. La Gioia aspetta l'uscita di Salamina che poi va da solo, resiste al contatto, palla nel pitturato dove c'è Tommasello che si gira e trova un ottimo canestro soltanto i centimetri. Poi dall'altra parte Difonso chiama il blocco del compagno, poi il pick and roll giocato con Beretta che facile facile trova la realizzazione con spazio da sotto canestro. Salamina chiama lo schema, vedremo se aspetterà l'uscita dei blocchi o andrà da solo, va da solo, poi scarica fuori dai 6.75, riprende palla, il passaggio sotto canestro per Tommasello che subisce fallo. Beretta commette il primo fallo della sua partita. Angelini aspetta l'arrivo di Salamina, uno contro uno, c'è il mismatch qui, poi va da Papa, sotto canestro per Tommasello che si gira, è il secondo fallo consecutivo per Beretta. Nella stessa situazione precedente il numero 15 della Luis Roma non tiene Tommasello e dunque è costretto a commettere il secondo fallo. Sono già i due i falli commessi dalla squadra di coach Paccarie quando non è nemmeno passato il primo minuto di gioco di questo secondo quarto, e dunque cambio, entra Pozzetti, esce proprio Beretta. Angelini, Salamina, uno contro uno, scarica nel pitturato, la stoppata di Pozzetti, riparte Faragalli, scarica sulla destra, non si prende il tiro, poi bravissimo Faragalli a trovare Ramenghi sotto canestro per la più facile della realizzazioni. Angelini, Papa, uno contro uno con Pozzetti, vediamo se lo sfida, aspetta l'uscita dai blocchi e il tiro che però è lungo. Poi a rimbalzo è brava Teramo a riprendersi la palla e dunque Salamina per Papa che ha spazio da tre, prende la conclusione ed è il 25-22. Ramenghi, bellissimo il taglio di Pozzetti,
si capiscono a meraviglia i lunghi dei capitolini che rispondono a una tripla avversaria. Salamina prova ad andare da solo, poi bellissimo lo scarico senza guardare per Tomasello. La partita riprende dove ci eravamo lasciati nel primo quarto, nei primi minuti, cioè a ritmi altissimi. Si prende la tira, la tripla aperta, Sorrentino che però sbaglia e allora rimbalzo, Teramo riprende palla, va in campo aperto Salamina, prova la layup per il compagno che però non trova la retina. Difonso scarica sulla destra, c'è la tripla aperta e l'errore però di Difonso. Bella però l'azione costruita dagli uomini di Paccarie. Salamina non resiste al contatto antisportivo qui chiamato al giocatore della Luis Roma. È antisportivo chiamato a Difonso. Vedremo se sarà proprio al numero 19, proprio così, che infatti si va a accomodare in panchina. E allora è il terzo commesso dalla squadra di Paccarie. Ovviamente a questi livelli di Serie B vale il fallo per tutti e due i giocatori, dunque l'arbitro ha chiamato un antisportivo fallo in reazione ai giocatori, dunque un fallo per Teramo. Si è aggiunto al terzo il quarto del numero 19 di Fonso, dunque è stato chiamato l'antisportivo a entrambi i giocatori, mentre qui sull'azione successiva altro fallo della Luis su Salamina. Dunque quando sono passati solo 3 minuti in questo secondo quarto, i padroni di casa sono già in bonus. 5 falli di squadra commessi e Salamina intanto realizza il primo tiro libero. Lungo il secondo. Poi viene fischiata l'infrazione a Pozzetti perché non ha fatto girare a sufficienza la palla sul ferro, quindi interferenza a canestro. Andrà di nuovo dalla lunetta per il secondo tentativo Salamina, che questa volta non sbaglia, dunque 2 su 2. Faragalli chiama lo schema, chiama soprattutto calma, chiare calma ai suoi. Sorrentino va da Sanguinetti, poi Pozzetti, si prende il tiro, difficile il tentativo e la realizzazione sbagliata. Infatti Salamina è già dall'altra parte. Papa nel pitturato, il tiro di Tomasella è però lungo, poi a rimbalzo è bravissimo Papa. Salamina resiste al fallo a contatto, poi scarica sotto, la palla è dentro fuori e a rimbalzo è brava la squadra di casa, che riparte poi da Capitan Faragalli. Pozzetto va da solo, c'è fallo commesso dal numero 16 Angelini, dunque secondo fallo di squadra per gli uomini di coach Bianchi. 27-26, un solo punto di differenza tra le due squadre, ricordiamo, già in bonus la squadra di casa. Faragalli, uno contro uno con Salamina, aspetta l'uscita di Pozzetti, poi Scuderi va sulla linea di fondo, prova lo scarico, la palla rimane lì e l'ultimo tocco è di un giocatore di Teramo, dunque il possesso resta ai padroni di casa, quando però sul cronometro dei 24 sono rimasti solo 3 secondi. Vediamo come la squadra di casa gestirà questi 3 secondi.
tanto come detto è rientrato Scuderi e dunque il miglior giocatore dello scorso turno insieme a Faragalli dietro solo a Rischia del Palestrina. Faragalli si prende subito il tiro in allontanamento, bellissima la realizzazione di Faragalli che non ha avuto il tempo nemmeno di pensarci, ha sparato e ha trovato il fondo della retina. Salamina, Papa si apre per ricevere Tessitore, situazione simile a quelle giocate tra Tomasello e Salamina. Tessitore va dentro, geniale la palla per Papa, facile facile l'appoggio a canestro. Faragalli, Pozzetti, Faragalli, Scuderi dietro la schiena, ancora Scuderi, c'è fallo qui di Tessitore che non riesce a contenere il numero 9. Sanguinetti per il tiro aperto di Pozzetti che però sbaglia. Salamina, Lucarelli, poi c'è fallo in attacco chiamato a Tessitore, in questo caso su Sanguinetti, e dunque palla persa da Teramo e se volete riconquistata dai padroni di casa. Cinque minuti alla fine del primo tempo. Faragalli trova nell'angolo Sanguinetti che poi va da Pozzetti. Faragalli, salta Salamina, prova l'ingresso all'interno del pitturato, si appoggia al tabellone con la mano mancina, trova i due punti, poi Salamina in campo aperto, scarica per Gaeta, riceve nuovamente il numero 9. Dietro la schiena per Gaeta, Gaeta prova il tocco nel pitturato per Papa che si fa sporcare il pallone da Pozzetti. 12 secondi rimasti sul cronometro dei 24. Gaeta va da Tessitore. Tessitore aspetta l'uscita dei compagni, poi va da solo, entra nel pitturato, prova un tiro difficilissimo, infatti non si avvicina nemmeno al ferro, riparte Faragalli, c'è spazio per Pozzetti che si prende la tripla che però è corta, poi Gaeta rimbalzo lungo, la dà Salamina che chiede calma ai suoi, chiama lo schema per Papa, Papa poi la consegna alla Gioia. La Gioia per Tessitore, Tessitore entra nel pitturato, lo scarico dentro per Gaeta che si avvicina al tabellone, ben chiuso, trova solo il secondo ferro, poi però si riprende lui stesso in rimbalzo, si gira e trova un bellissimo canestro, caparbietà del numero 7 in questa circostanza. Nell'angolo Scuderi dietro la schiena, Pozzetti, Scuderi si avvicina al canestro, poi Pozzetti prova anche lui la realizzazione che però è corta sul primo ferro, allora riparte Salamina in campo aperto, la finta e la realizzazione di Tessitore che si prende anche il possibile gioco da tre punti, 31-30. Il gioco da tre punti
tessitore. Faragalli aspetta l'uscita dai blocchi di Scuderi, i tuoi Scuderi, la da sotto per De Dominicis che si appoggia al tabellone e realizza il 33 pari. Salamina, Papa, poi Tessitore, Salamina, Tessitore si apre per la tripla e realizza nuovamente il numero 35 ed è costretto a chiamare time out Paccarie per i padroni di casa. Sono 6 i punti consecutivi del numero 35 degli abruzzesi e dunque 33-36 sul cronometro. Si ritorna sul parquet dopo il minuto di sospensione e il time out chiesto dalla panchina della Luis Roma, che ritorna in svantaggio dopo il tiro da tre di Tessitore. Vedremo se avrà preparato schema coach Paccarie. Intanto riceve Faragalli che gestirà come al solito il possesso per i padroni di casa. Scuderi, buon accorso, vada Faragalli che si prende una tirata lontanissimo che si spegne sul primo ferro. Salamina chiama lo schema, non cambia gli uomini ovviamente bianchi adesso che ha trovato il sorpasso. Tessitore, doppio palleggio chiamato a Tessitore, dunque infrazione del numero 35, palla persa. Anzi, era palla accompagnata, scusate. Faragalli, Scuderi, De Dominicis, dentro per Ramenghi, si gira, poi prova lo scarico sbagliato, allora Tessitore in campo aperto per Papa, che può appoggiare facilmente il nuovo più 5 e massimo vantaggio per la Basket Teramo. Scuderi, uno contro uno, punta Nolli, poi è raddoppiato anche da Papa, va sotto canestro per De Dominicis, chiude bene però Gaeta tutti gli spazi. Allora Salamina chiede calma ai suoi. Tessitore, Gaeta blocca, è raddoppiato Tessitore che perde palla, Scuderi in campo aperto, Scuderi la stoppata qui magistrale di Papa e poi a rimbalzo però c'è il fallo chiamato alla difesa di Teramo a Nolli nella circostanza. Dunque due tiri liberi per Scuderi, ma che cosa aveva fatto Papa? Aveva cancellato il numero 14 avversario, poi il più lesso di tutti è stato Scuderi a rimbalzo che si va a prendere anche i due tiri dalla lunetta. Dentro il primo. Dentro anche il secondo. Dunque si ritorna un possesso di distacco tra le due formazioni. Finta di Salamina e poi scarica per Gaeta. Gaeta si prende il piazzato con spazio a lungo però, poi rimbalzo Papa e Salamina può controllare quando manca meno di un minuto. Salamina si alza da tre per la realizzazione a lungo. Gaeta rimbalzo,
prova di nuovo a conquistarla, però non gestisce la palla. Ora Faragalli. Faragalli va da solo. Scarica per Scuderi. Scuderi entra nel pitturato. Si alza, palla dentro fuori. Poi De Dominicis prova la realizzazione, non c'è fallo. La palla rimane lì. E c'è il fallo, stavolta conquistato da Ben Accorso. E il numero 13 andrà in lunetta. La palla non era uscita. E dunque, altro giro dalla lunetta per i padroni di casa. Intanto esce Salamina. Entra Angelini. Quando mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, dunque per gestire probabilmente l'ultimo possesso di palla degli abruzzesi. Sbaglia il primo. Buon Accorso. Sbaglia anche il secondo, dunque nulla di fatto a livello di punteggio. Papa la consegna a Angelini, che va dall'altra parte per Nolli. Gaeta si prende il tiro da tre con spazio e realizza il 41-35. Pochi secondi alla fine, allora deve accelerare Fumagalli. Scarica a destra, poi la palla nel pitturato. Fumagalli, De Dominicis, 3 secondi alla fine, trova la realizzazione, il numero 14, e dunque si va negli spogliatoi con il punteggio di 37-41. Pronti a ripartire per il secondo tempo qui al Pala Luis. 37-41 il punteggio a favore della squadra ospite. Saranno i padroni di casa ad avere il primo possesso di questo terzo parziale. E dunque si riparte con Faragalli. Poi palla sotto canestro per Beretta, che sbaglia la realizzazione. Scusate, che segna, che sbaglia. Scusate, ma sono stati dei problemi qui in camera. Ora tutto risolto, dunque si riparte con Gaeta, palla nel pitturato per Tessitore, che si gira, anzi era Papa, e realizza dunque 2 punti per entrambe le squadre in questo avvio. Faragalli, De Dominicis, poi spalla nel palla nel pitturato per Beretta, che trova il suo secondo canestro consecutivo, 41-43. Qui tocca la palla a Faragalli, ma la riconquista Salamina, poi Angelini. Ancora Angelini per Tessitore, che si apre da tre. È un mattone il tiro, che prende solo il tabellone. Poi in campo aperto prova la realizzazione Scuderi, a rimbalzo lungo va Tessitore. È circondato da maglie bianche, allora deve ripartire da Gaeta. Gaeta entra nel pitturato, poi scarica sulla destra per la conclusione aperta da tre del numero 16 Angelini. Faragalli, Scuderi. Scuderi, palla girata sotto per Beretta, è il terzo canestro consecutivo del numero 15, che sta tenendo a galla la squadra di Paccarie. Incontenibile il lungo dei Capitolini. Poi qui il possesso gestito da Angelini, uno contro uno con Faragalli. La scarica a Tessitore, che però non può andare da solo, almeno in questa situazione, quindi deve andare da Gaeta. Gaeta si prende il tiro da tre con spazio. Faragalli, Ramenghi, poi la palla rubata e fallo antisportivo chiamato a Scuderi, antisportivo chiamato al numero 9 della Luis. Dunque ci saranno
due tiri liberi più possesso. Intanto esce Papa per gli ospiti, dentro Lucarelli, sarà Tessitore a andare dalla lunetta. È il terzo antisportivo chiamato in questa partita. Nel primo tempo i due si erano annullati a vicenda, in questo caso invece ne beneficia totalmente la squadra di Bianchi. Dentro il primo per Tessitore. Fuori il secondo, il possesso comunque ancora della squadra in completo rosso. Nolli per Ancelini. Ancelini se la fa toccare da Faragalli, è lui l'ultimo a toccare, quindi altra rimessa per gli ospiti. Ancelini riceve Tessitore, esce su di lui De Dominicis, poi blocco di Gaeta. Gaeta riceve, non controlla palla, vediamo se sarà lui a commettere fallo. Altro antisportivo, questa volta chiamato a numero 7 della Basket Teramo. È il quarto antisportivo della gara. Gli arbitri non sottovalutano questo tipo di contatto, scusate. Dunque ogni volta viene sanzionato l'antisportivo. Sbaglia intanto il primo tiro libero Ramenghi. Realizza il secondo, si ritorna con un possesso di differenza tra le due squadre, 44-47. Tanto fuori Scuderi e dentro Buonaccorso. Scuderi che per il momento non sembra in grande giornata. Fuori anche per gli ospiti il numero 8 Nolli e dentro il numero 11 La Gioia, Faragalli, il capitano della Luis Roma. Vediamo se salirà in questi minuti di partita come è solito fare. Riceve Beretta, spalla a canestro, è costretto Lucarelli in situazione di mismatch a commettere fallo. Tanti centimetri di vantaggio per il numero 15 dei capitolini. Tre minuti giocati in questo terzo quarto. Palla fuori dall'area per Faragalli, che si prende subito il tiro aperto e lo realizza per il 47 pari. Lucarelli, Ancelini, Lucarelli. Lucarelli va da solo, si appoggia al tabellone, in penetrazione trova il nuovo vantaggio, 49-47 per gli ospiti. Faragalli chiama lo schema, vediamo, intanto ha realizzato la tripla, se salirà come detto come è solito fare, qui non si capisce però con De Dominicis. Dunque palla persa, è andato dentro per il taglio a canestro il 14 della squadra in completo bianco, ma Faragalli gliel'aveva consegnata sulla mano. La Lucarelli, La Gioia subisce contatto da Buonaccorso e dunque fallo e palla nelle mani del numero 11 per la rimessa laterale con 14 da giocare in questi 24 sul cronometro dell'azione. Tessitore subisce fallo anche lui, poi finisce a terra. Vediamo se si riproporrà la stessa situazione del primo tempo, in cui una volta iniziati i falli erano continuati. Intanto cambio, esce un ottimo Beretta, è stato lui a commettere fallo, dunque è costretto ad uscire il terzo personale e dunque entra Pozzetti. Ancelini per Lucarelli, poi si gira Gaeta, è ben chiuso il
tiro che però va sul secondo ferro, la farà Galli. Parte in campo aperto Pozzetti, De Dominicis, Pozzetti. 49 pari, appena entrato il numero 5 si fa subito sentire all'ombra dei cristalli la gioia. Adesso sono fuori entrambi i play per la squadra ospite e la gioia costretta a prendersi un tiro che è un mattone e raggiunge a malapena il tabellone. Faragalli per Pozzetti che ha spazio, poi palla dentro in avvicinamento, prova il gancio il numero 10 Ramenghi che poi chiama il palazzetto per questo nuovo vantaggio Luis Roma. Come vedete Lucarelli e Tessitore sono costretti a gestire palla, sono fuori entrambi i play di Fonzo. Tanto qui riconquista palla Faragalli, subisce fallo, altro antisportivo chiamato dall'arbitro, è il quinto antisportivo della partita. Sarà Faragalli ad andare dalla lunetta, ma l'arbitro veramente non perdona questo tipo di contatto, intrattenuta dalle spalle. Ormai è questo il metro di giudizio. Dicevamo, sono fuori Salamina e Angelini per gli ospiti. Entra adesso Angelini perché senza il play la squadra di Bianchi è andata sotto e anche di tanto. Intanto 1-2 per Faragalli e sarà anche rimessa laterale per la squadra di Paccarie. Faragalli si tocca ovviamente la testa per chiamare lo schema, va da solo. Adesso tiro, poi allo scarico sotto canestro per De Dominicis, poi fuori la palla resta a De Dominicis che però non riesce a trovare la realizzazione. A rimbalzo però è bravissimo a prenderselo Ramenghi e dunque fallo della difesa. È il quarto per Teramo, dunque al prossimo si andrà in lunetta. Ci sono invece tre i falli commessi in questo quarto dalla squadra in completo bianco. Intanto entra anche Scuderi che poi viene subito richiamato, dunque resta in campo il numero 13 Bonaccorso e Scuderi si risiede in panchina. Intanto è arrivato il canestro del 54-49, qui fallo di Ramenghi che se ne accusa, non aveva capito la difesa dei suoi compagni, era rimasto da solo contro due. Dunque ecco il quarto fallo di squadra dei padroni di casa, entrambe le squadre in bonus. Entra Salamina per Tessitore che si andrà a prendere la regia degli abruzzesi. Senza play non ha funzionato la squadra di Gaeta e compagni, vediamo se adesso cambierà il registro. Intanto più 5 per i padroni di casa. Salamina è proprio lui a ricevere, vediamo come cambieranno gli schemi. Salamina finta, subisce fallo, è costretto il numero 10 Ramenghi a commetterlo, era in situazione di mismatch, non poteva tenere il numero 9 che è appena entrato, si fa già sentire e andrà dalla lunetta per accorciare le distanze. Sbaglia il primo, segna il secondo Faragalli. La palla nell'angolo, poi prova il taglio Pozzetti che però non riesce a raggiungere De Dominicis. Allora dall'altra parte Salamina
Salamina, spazio, prova a entrare nel pitturato, la penetrazione, lo scarico nell'angolo, c'è spazio per la tripla di Ancelini che però è lunga, e allora Faragalli va in campo aperto, prova a spingere lui, lo scarico sotto canestro per la realizzazione facile facile di De Dominicis, è 56-50. Tomasello si gira, piede perno, poi viene stoppato da un ottimo Ramenghi. Da quando è entrato al posto di Beretta sta dominando Faragalli nell'angolo, sulla linea di fondo, buon accorso, poi Faragalli con spazio da tre si prende la conclusione ed è la tripla del 59-50, prova a scappare la Luis Roma. Time out chiamato da coach Bianchi, 59-50 il punteggio, eccolo, il numero 4 l'avevamo chiamato, è solito aumentare i giri. Nel terzo quarto infatti sono già 10 punti realizzati dal capitano della Luis Roma. In questo terzo quarto c'è poco da dire, si trasforma quando la partita è sul filo del rasoio e di solito accade nel secondo tempo. Poco più di 3 minuti da giocare quando si rientra sul parquet dopo il minuto e il time out chiamato dalla panchina di Teramo, che ora si ritrova sotto di 9 ed è costretta a reagire alle giocate di Faragalli e Ramenghi che negli ultimi minuti stanno dominando questo incontro. Salamina sotto le gambe, prova a sfruttare il mismatch, si appoggia al tabellone, lo fa, batte Vanaccorso e ferma il parziale della squadra laziale. Poi Faragalli, Ramenghi, come al solito scambiano i due come è successo negli ultimi minuti. Ramenghi va da solo, si appoggia al ferro e trova contro due difensori la realizzazione, chiama nuovamente il palazzetto ad incitarlo, Papa, Angelini, passa sul blocco Faragalli, allora è costretto Angelini ad andare da Papa, Papa dietro la schiena per Tomasello, subisce fallo e dunque andrà a tentare di realizzare dalla linea della carità il numero 18. Corto il primo. Dentro il secondo. 61-53. Faragalli, sempre lui a gestire la regia dei compagni. Faragalli, palla schiacciata all'interno del pitturato per Ramenghi, ormai giocano solo due loro, è corto però il tiro del numero 10. Allora dall'altra parte Salamina, passaggio schiacciato per la corrente La Gioia che però sbaglia. Allora Faragalli prova a volare in campo aperto, se ne va il numero 4, scarica per il 14 De Dominicis che realizza e subisce anche il fallo per il possibile gioco da 3. È in doppia cifra adesso il vantaggio della squadra che gioca tra le mura amiche. Vediamo se completerà il gioco da 3 punti De Dominicis. È dentro il tiro libero, dunque sì che lo completa il gioco. Più 11, prova a scappare via la Luis Roma. Sono minuti decisivi questi che stanno per sancire la fine del terzo quarto. Salamina rompe il blocco, se ne va, poi scarica per Papa, Papa
Difende benissimo adesso la Luis, scarica nell'angolo, poi Tomasello. Addirittura Faragalli va a contestare palla a Papa, nonostante i tanti centimetri di differenza, manda la palla in fallo laterale, dunque 2 secondi rimasti sul cronometro per tentare la conclusione, un tiro per Teramo. È stato veramente decisivo il capitano della Luis Roma in questi terzi 10 minuti della partita. Salamina, la gioia, prova il tiro, è una realizzazione mostruosa per il 64-56. Dall'altra parte un miracolo, quello del numero 11 Faragalli, scarica per Pozzetti che prova a rispondere con la stessa moneta, però non ci riesce. Allora si riparte con Angelini, sembra aver ritrovato nuove energie la squadra di coach Bianchi. La gioia, prova l'anticipo sbagliato Faragalli, allora il canestro in avvicinamento di Angelini, 5-0 di parziale, 64-58. L'avevamo detto, potevano essere i minuti decisivi e così è stato. E con questa palla qui Papa in confusione, adesso la Luis schiaccia a terra per Salamina che trova il possibile gioco da tre, dunque 64-60. Ovviamente entrambe le squadre in bonus, mancano 32 secondi alla fine del terzo quarto, è rientrata grazie alle giocate di Angelini, la gioia e Salamina, la squadra di coach Bianchi era a meno 11, adesso si ritrova solo a meno 4 con la possibilità di tornare con un solo possesso di distacco, adesso che andrà per la realizzazione il numero 9. Intanto gli arbitri, con l'aiuto degli uomini che sono al tavolino, riportano indietro il cronometro, dunque non sono più 32 secondi da giocare, ma sono circa 40. Gioco fermo per sistemare il cronometro. Salamina non completa il gioco da 3 punti, allora sempre 4 punti di distacco tra le due squadre. Faragalli. Qui c'è palla persa perché il numero 4 riceve palla toccando con il piede la linea laterale, la difesa di Salamina e compagni è salita notevolmente. Hanno stretto le maglie in difesa Papa e compagni e questo è il risultato. Una Luis Roma in totale confusione adesso. Salamina, il blocco di Tommasello, Salamina lo sfrutta, poi apre nell'angolo, finta qui, scarico per Papa, da spazio con da tre, è lungo però la conclusione, poi a rimbalzo la palla tocca un giocatore dei padroni di casa nell'occasione di Fonse, dunque il possesso che resta alla squadra ospite con 7 secondi sul cronometro dei 24. ...15 secondi da giocare, dunque ultimo possesso per Teramo. Poi l'ultimissimo lo gestirà la squadra di casa che infatti si guadagna con la pressione
La rimessa laterale è tornata, la difesa di Faragalli e company. Eccolo, l'ultimo possesso della partita e ovviamente lo gestirà il numero 4 che è pronto a ricevere, eccolo qui. Chiede pazienza ai suoi e chiama lo schema. Vediamo se andrà da solo, intanto nessun blocco. Subisce fallo il numero 10 Ramenghi e dunque che andrà a provare dalla lunetta. I giochi in pick and roll e pick and pop tra il numero 4 e il numero 10 non finiscono in questo terzo quarto, si scambiano continuamente palla il capitano e il lungo. Soprattutto le giocate in pick and roll che fanno male alla difesa di Greta e compagni. Dentro il primo. Fuori il secondo, vediamo se riuscirà a trovare il tiro con un secondo, ci prova dalla distanza, non arriva, e dunque terzo quarto che finisce con il punteggio di 65-60. E dunque si riprende sul punteggio di 65-60, saranno gli ultimi 10 minuti a proclamare il vincitore di questa squadra. Nelle scorse occasioni entrambe le squadre erano fuggite via nelle vittorie con Barcellona e Teramo, questa volta sarà battaglia fino alla fine. Salamina, l'ennesimo duello con Faragalli, poi Papa si prende la conclusione a tre, cortissima, a rimbalzo va Faragalli ed è un altro fallo antisportivo chiamato dal direttore di gara. Sesto fallo antisportivo della partita. Ormai è questo il metro di giudizio dell'arbitro. Le trattenute da dietro, i tocchi da dietro vengono sanzionati con un antisportivo su entrambi i lati del campo. Dentro il primo. Fuori il secondo. Faragalli è ovviamente lui a gestire la regia quale playmaker, poi scarica nell'angolo per la tripla con spazio, sbagliata però, poi rimbalzo, vola Tommasello e riparte dal suo play Salamina si avvicina al pitturato, poi prova ad andare da solo, si allontana, la chiusura di Beretta che però va a raddoppiare sul numero 9, lascia libero il lungo avversario Tommasello che quindi realizza senza troppi patemi. Beretta, Faragalli si prende la tripla aperta, subisce fallo da parte di Salamina che si accusa del fallo e dunque tre tiri liberi sul punteggio di 66-62. Secondo fallo di squadra per Teramo, ancora 0 la squadra capitolina. Di solito non è una buona idea mandare in lunetta a Faragalli, vediamo se sarà così effettivamente. Sbaglia il primo, il numero 4, veramente tanti errori inaspettati da parte del capitano della Luis Roma che di solito ha percentuali superiori all'85% dalla lunetta. Addirittura corto anche il secondo, dunque la scommessa di Salamina di non farlo tirare da tre e commettere fallo sul tiro è stata premiata. Segna il terzo, 1-3 per il numero 4, 67-62, quindi ancora a contatto le due squadre.
palla schiacciata all'interno per la gioia. Qui Beretta si fa aggirare dal numero 11. Fanagalli, intanto contatti sotto il tabellone. Scuderi la serve a Ramenghi. Ramenghi si avvicina al pitturato, poi rischia l'inflazione di passi, scarica per Faragalli che si prende la tripla aperta che vale il 70-64. Salamina, Tessitore, Papa aspetta l'uscita dai blocchi di Salamina che attacca il tabellone, non c'è fallo, ottima la difesa di Beretta, poi dall'altra parte fallo fischiato a Teramo. Si è fatto perdonare Faragalli dopo l'1 su 3 dalla lunetta con una bomba aperta. Scuderi, Beretta, Scuderi riceve, attacca il canestro e trova il sottomano che vale il 72-64, più 8 quando mancano 7 minuti e 40 alla fine. Salamina, la gioia, Papa, il canestro tentato ma non realizzato, poi a rimbalzo Tessitore si prende la tripla aperta, è lunga anche quella, poi lotta a rimbalzo Pozzetti, riesce a conquistare palle, Faragalli riparte chiamando come al solito la calma ai suoi, poi scarica per Scuderi che attacca il canestro, passaggio schiacciato geniale per buon accorso e dunque nuovo vantaggio in doppia cifra 74-64 per i padroni di casa. Salamina si prende la tripla con spazio e vale il meno 7, 74-67, non si arrende la squadra ospite. Faragalli la lascia al numero 13 Bonaccorso, poi Scuderi si prende una tripla dentro fuori la palla. Salamina poi dall'altra parte, non c'è un minuto di sosta, batte il numero 4, Faragalli poi riceve nell'angolo. Carica e non controlla però Tomasello, allora Pozzetti aspetta il suo play, gli consegna palla, la riceve, poi scarica per Scuderi che subisce fallo invece da parte di La Gioia, il quarto fallo di squadra per Teramo che dunque raggiunge il bonus. Mentre sono ancora a zero i falli dei padroni di casa e questo è un dato, 4 falli a 0 che potrà essere decisivo sicuramente per questo finale di gara. Intanto è entrato Nolli per Teramo e anche il numero 7 Gaeta, dunque doppio cambio. E Angelino ha preso il posto di Salamina. Quindi prova a cambiare le carte la squadra ospite, qui intanto la tripla aperta di Scuderi ed è 77-67. Nuovo più 10 per i padroni di casa. La gioia per Gaeta che si prende il tiro dalla media e lo realizza. Faragalli
fallo fischiato al numero 8 Nolli. È il quinto per gli ospiti e ancora una volta è un fallo antisportivo, il settimo della partita, questa volta per un contatto da dietro in ricezione ai danni di Scuderi, che sbaglia il secondo. L'arbitro li sta sanzionando tutti con l'antisportivo, i falli che si commettono con l'attaccante in vantaggio, quindi il difensore alle sue spalle. E questo è il metro di giudizio e quindi i giocatori devono adattarsi. Faragalli la lascia a Scuderi. Pozzetti prova il lancio per Faragalli d'altra parte, però la palla è troppo corta. Riparte allora Ancelini. Papa dietro la schiena, Papa, Ancelini, il numero 16, è in mismatch contro Pozzetti, si allontana, lo step back, la tripla, la palla è dentro fuori, poi rimbalzo, bravissimo Beretta, vola dall'altra parte Scuderi, palla sotto il canestro, si difende benissimo con il ferro, buon accorso, 80-69. Angelini, Papa, la gioia, prova il tiro in avvicinamento, sbaglia, poi a rimbalzo ne esce Beretta, non è una novità, Faragalli si ferma, vuole giocare con il cronometro, poi Pozzetti si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, a rimbalzo ne esce Angelini con la palla che ora riparte. Ancelini per Papa, Papa uno contro uno con Pozzetti, resiste al contatto, poi la palla scaricata sotto canestro per la corrente. La gioia che realizza e riporta la squadra sotto la doppia cifra di svantaggio. 4 minuti alla fine della partita, fuma Faragalli, vuole prendersi la tripla, poi entra nel pitturato, scarica fuori per Scuderi da lontanissimo, infatti la tripla è corta, poi però Faragalli è bravissima al rimbalzo. L'arbitro però prima di fischiare fallo vede il piede destro del numero 4 toccare la linea laterale, dunque palla persa per la Luis, la riconquistano Nolli e compagni. Time out intanto chiamato da coach Bianchi, che vuole vederci chiaro a meno di 4 minuti dalla fine, 80-71, e dunque ancora tutto da scrivere questo finale di partita. Dunque si riparte dopo il time out chiamato dalla panchina abruzzese, chiama lo schema subito Salamina, classico movimento con le dita per chiamare solitamente un'uscita, eccola qui da parte di Papa, palla schiacciata per Gaeta, Gaeta affronta Beretta, poi scarica per il tiro da tre di Nolli che però non raggiunge nemmeno la retina, a rimbalzo commette fallo Gaeta, ricordiamo che in bonus Teramo e dunque andrà dalla lunetta Beretta,
per riportare i suoi in doppia cifra di vantaggio. Dentro il primo. Dentro anche il secondo. Accelera Salamina. Va da Tessitore. Salamina. Gaeta si prende la tira da tre col tiro da tre con la mano in faccia di Beretta. Una tripla di un certo livello, questo con la mano in faccia di Gaeta. 82-74, non vuole assolutamente arrendersi la squadra dei bianchi. Scuderi, Pozzetti. Scuderi, giocano i due. Scuderi, Pozzetti, dentro per Beretta. Prova il semigancio, è lungo però, e allora rimbalzo Gaeta. Salamina prova ad andare in campo aperto. Vediamo se commetterà il primo fallo di squadra, squadra di casa. Tessitore, qui viene prestato benissimo, poi Salamina, uno contro uno con Faragalli, lo batte al palleggio, commette fallo giustamente il numero 4, saggiamente gli era scappato l'avversario, il primo di squadra dunque, intelligentemente commesso il fallo, tanto fischio dell'arbitro perché c'è un cambio dentro la gioia fuori Nolli. Primo fallo di squadra appunto per la Luis Roma, che ne può commettere altri tre prima del bonus, è un grande vantaggio questo. Salamina, Tessitore, Gaeta si prende un'altra tripla con la mano in faccia, stavolta è un mattone, Faragalli in campo aperto, la maglia si allunga ma l'arbitro non fischia fallo, poi Pozzetti rischia di perdere il pallone nel controllo. Scuderi manda via i compagni, vuole andare da solo, sotto le gambe, si palleggia però sui piedi, allora vola Papa in campo aperto e va a scacciare addirittura l'82-76. Sei i punti di distacco quando mancano 2 minuti da giocare, 120 secondi di fuoco si prospettano al pala Luis. Scuderi, vediamo se vuole farsi perdonare, va lui, Veronica, destro, sinistro. Infrazione di passi del numero 9 e dunque seconda palla persa da Scuderi. Time out chiamato da Paccarie. La partita sembrava finita, poi il numero 9 ha perso 2 volte la palla, si è intestardito e ne ha approfittato una Teramo che non si è mai arresa, e dunque 110 secondi alla fine saranno 110 secondi davvero di fuoco. Si riprende dunque con Salamina in possesso di palla, palleggia e scarica per Gaeta che ha spazio da tre, se la prende e riporta la sua squadra sull'82-79 quando manca 1 minuto e mezzo di gioco. Come dicevamo, 90 secondi alla fine. Faragalli, adesso la palla scotta tra le mani dei giocatori. Pozzetti, Scuderi riceve palla, si fa perdonare con questo taglio a canestro, poi subito dall'altra parte deve accelerare la squadra ospite, vola
il numero 3 Papa, viene cambiata la decisione arbitrale, era stato fischiato fallo il secondo arbitro, però chiama l'infrazione di passi, dunque palla persa e nulla rifatto per la squadra ospite. 84-79, 1 minuto e 20 dalla fine, è veramente una boccia adesso il palla Luis. Scuderi scambia con Beretta. Scuderi non arriva al blocco, allora è costretto a uscire da De Dominicis, che prova, ma è sotto canestro, è oscurato dal ferro, dunque nulla di fatto. Salamina dall'altra parte per Gaeta, che ha riaperto le speranze degli ospiti. Papa poi vorrebbe provare il tiro, non lo prende, è in situazione di mismatch con Beretta, lo affronta, prova il semicancio, lo sbaglia, però poi si fa prendere l'imbalzo, scarica fuori per Tessitore, dentro per Gaeta, alza il pallone, lo sbaglia, poi Tessitore si prende un altro rimbalzo e subisce il fallo da parte di De Dominicis, il secondo di squadra da parte della Luis Roma, che però si è addormentata su questi due rimbalzi difensivi e ha lasciato ancora speranze alla Gioia e compagni quando mancano poco più di 30 secondi da giocare, veramente pochissimo. Tanto esce il numero 5 Pozzetti, dentro il numero 10 Ramenghi per questo finale di partita. La Gioia per Salamina, passa sul blocco, non si prende la tipa, se la prende Papa, che però è troppo lunga, poi Scuderi in rimbalzo, subisce fallo da parte di La Gioia e da adesso si comincerà ad andare in lunetta. Dentro il primo per Scuderi. E dentro anche il secondo. Time out chiamato da coach Bianchi, che deve provare il tutto per tutto. 86-79. A 31 secondi dalla fine, ci vuole un miracolo per Salamina e compagni. Sta accarezzando la Luis Roma la possibilità di rimanere in vetta dopo 4 giornate, ricordiamo, a punteggio pieno al momento la squadra di Paccarie. Tomasè, Tessitore riceve, viene chiuso, poi a rimbalzo la palla esce tra le mani di un giocatore della Luis. Scuderi non commette fallo qui Teramo, eccolo il fallo commesso sul numero 9 da parte di La Gioia. Intanto cambio per i padroni di casa, esce Capitan Faragalli, entra Pozzetti. Otto secondi alla fine della partita, oramai è questione di secondi, la partita ormai è finita, 87-89 al momento, non può più recuperare la squadra ospite, dunque Luis Roma che si invola verso la quarta vittoria, 88-79, ultimo possesso di partita,
che sarà gestito da Nolli e compagni. Salamina porta palla nell'altra metà campo, attacca il ferro ma viene stoppato, cancellato da Beretta, autore di una prova mostruosa finché ha potuto giocare, ricordiamo, gravato da 3 e poi 4 falli in questo finale di partita. Gaeta non riesce a gestire la palla, poi lo scarico, la sfera rotola sul fondo, la tocca a Faragalli. Esce Beretta per questi ultimi secondi, entra De Dominicis. Salamina con il pallone tra le mani per gestire l'ultima palla del match, sarà lui a giocare questa rimessa oltre la linea di fondo campo. Salamina per Gaeta, si prende la tripla, non la realizza, rimbalzo lungo, arriva Pozzetti e la partita finisce qui. È la quarta vittoria su 4 partite per la Luis Roma, che dunque continua a dominare il girone C, mentre per Teramo una sconfitta che però non ridimensiona quanto di buono fatto fino a questo momento.